Grazie per l'invito, per l'accoglienza, cosciente di dover assolvere a un compito molto difficile, cioè quello di sostituire professore ordinario di letteratura italiana, da curatrice di museo, francamente, mi sento un po' un peso addosso, però al tempo stesso, avendo curato la mostra di Pietro Arifino, che attualmente è ospitata agli Uffizi e che durerà fino al 1° di marzo del 2020, e avendone curato gli aspetti più specificamente storico-artistici, ecco, proverò a dare una lettura e a spiegare un poco il nostro progetto, cercando di spiegare intanto qual era la base dalla quale siamo partiti per poter costruire questo progetto di mostra. Su quali strumenti potevamo contare e quali sono un po' anche i criteri che hanno guidato l'allestimento e quindi, come dire, la struttura stessa della mostra così come si è venuta creando. Intanto, per l'appunto, la coesistenza di curatori museali e universitari di estrazione italianistica già racconta bene. Il fatto che questa mostra, che è una mostra, appunto, vediamo di un letterato, nasce da una intenzione ben precisa. Intanto quella di mettersi su una scia, di collocarsi dentro una scia ben precisa, che era quella già avviata dalle mostre su Pietro Bembo, su Ludovico Ariosto e su Aldo Manuzio, che negli ultimi 5 anni hanno un po' messo all'attenzione dei visitatori e anche del grande pubblico quello che è un tema, quello del rapporto fra arti e lettere, o fra editoria e arte, editoria, arti e lettere, che in qualche modo, come dire, si impone e sollecita numerose riflessioni. Temi che sono ben noti agli specialisti, ma che in qualche modo lo erano meno al grande pubblico e che meritavano, specialmente nel caso di Ludovico Ariosto, per esempio, no? Di cui sono state fatte diverse esposizioni, meritavano sostanzialmente anche di poter essere trasmesse al grande pubblico. Per cui il terzo personaggio più intrigante forse di tutti rimaneva per l'appunto Pietro Arifino. Tra le altre cose, noi agli Uffizi e specificamente in Galleria Palatina eravamo sollecitati ad affrontare questo personaggio perché la collezione della Galleria Palatina di Palazzo Pitti conserva un meraviglioso ritratto di Aretino eseguito da Tiziano, un ritratto del 1545 che ha una storia collezionistica che dice è molto molto antica in quanto viene eseguito espressamente su commissione di Aretino per essere inviato a Cosimo de' Medici. E naturalmente è un dipinto sul quale abbiamo una discreta documentazione che ci viene fornita da Aretino stesso. Nel dire questo, naturalmente già sto avviando il discorso su quelli che sono gli strumenti che sono stati utili nella nostra disamina e sostanzialmente anche lo strumento principe sul quale si incardina qualunque tipo di ricerca si voglia svolgere su Aretino o qualunque tipo di iniziativa si voglia svolgere su Aretino. Come dicevo prima alla dottoressa Covello, il paradosso che caratterizza questa figura è che a livello forse anche, come dire, più quotidiano, no? Il nome di Aretino è conosciuto un po' a tutti. Se, come dire, parliamo con una qualunque persona, anche non specificamente inserita nel contesto di studi umanistici, magari ricorda un detto o magari ricorda la cinematografia degli anni 70 che come dire, si incentrava, quel filone decamerotico che si incentrava, che partiva dagli scritti licenziosi di Aretino, che sono un po' l'idea, sono un po' l'oggetto intorno al quale il mito della sua figura si è determinato. In realtà le cose non stanno così, perché Aretino è una figura molto poliedrica e è arrivato Matteo Ceriana che mi sosterrà e mi aiuta poi nella seconda parte di questa chiacchierata. Dicevo che Aretino è una figura assolutamente poliedrica, soprattutto per la qualità e quantità di testi
letterari e di generi letterari, dei generi letterari nei quali si versa. Li vedremo nel corso di questa nostra chiacchierata. Ma ce n'è uno in particolare che diventa lo strumento principale per poter capire quello che era il fuoco poi della nostra esposizione, cioè il rapporto tra Aretino e le arti. Ecco, il dottor Ceriana ha utilmente portato il catalogo che innanzi che riusciremo così a mostrarvi, un catalogo di edizione Giunti che segue specificamente le sezioni della mostra. Come dicevo appunto, il nucleo, il genere principale sul quale è centrata la mostra è il rapporto tra Aretino e le arti visto attraverso il corpus delle lettere. Aretino è il primo a inaugurare un genere letterario sostanzialmente nuovo, quello dell'epistolografia, che prende corpo in 6 volumi di lettere scritte a 6 committenti che si snodano nell'arco di quasi 20 anni, dal 1538, il momento dell'edizione del primo libro, alla sua morte, più altri 2 libri, uno dei quali postumo, lettere a lui scritte che l'editore Marcolini aveva appunto allestito per poter integrare, e naturalmente il progetto nasceva da Aretino stesso, per poter integrare questa silloge che poi componeva sostanzialmente un vero e proprio ventennio non soltanto di vita di Aretino ma anche di testimonianza storica, storico-artistica, letteraria di corte che Aretino traccia nei suoi rapporti con il resto d'Europa. Questo ritratto potrebbe essere affiancato appunto a un altro ritratto che troviamo nella porta della sagrestia di San Marco e che è un ritratto di Aretino che Jacopo Sansovino inserisce insieme al suo, quello di suo figlio, quello di Tiziano, per rammentare quello che sostanzialmente era il cosiddetto triumvirato delle arti a Venezia, cioè un vero e proprio potentato attraverso che era un sodalizio strettissimo, amicale, ma anche di lavorativo, che si struttura a Venezia, del quale poi Matteo Ceriana vi parlerà più specificamente. Perché richiamiamo questo rapporto e questa triade? Perché in realtà il legame di Aretino con le arti si sostanzia attraverso un rapporto con le arti a lui contemporanee, da una parte, e attraverso il rapporto e l'evocazione continua di una ben precisa direttrice geografica sulla quale Aretino struttura i suoi pensieri d'arte e quella che potremmo definire, anzi, che Roberto Longhi definì, la sua critica d'arte, e cioè l'asse storico-artistica che si determina tra Roma e Venezia in un trentennio ben preciso, cioè nella prima metà del Cinquecento, tra le corti di Leone X e Clemente VII e la Venezia degli oggi. Tutto quello che passa su quest'asse è l'interesse specifico di Aretino. Un interesse che viene però condiviso dalla frequentazione, dall'amicizia, dagli scambi continui e dunque dalla costruzione di quello che è un vero e proprio pensiero letterario con molti artisti, ma più specificamente anche dalla costruzione di una vera e propria strategia e di pensiero artistico, ma anche di opportunità lavorative che struttura insieme, specificamente insieme a Tiziano e Sansovino. La cui grandezza si potrebbe già soltanto desumere da una lettera del 1545, una delle tante, nelle quali, la leggiamo insieme, Aretino ricorda, già nel primo incipit, dice tutto quello che c'è da dire, tra l'uno e l'altro, e rammenta un convivio, cioè un'occasione nella quale tutti e tre godono di un dono di cibo che era fra i molti che Aretino riceveva. È indirizzato al Cavalier da Porto, uno dei vari nobili con i quali Aretino era in relazione, e ve la leggo perché è interessante proprio soprattutto l'inizio. Il Sansovino e Tiziano,
mani e l'altro gloria dei colori, però che quello a questi presta con lo scalpello i sensi e gli spiriti, e questo a questi dà con lo stile e gli spiriti e i sensi, egli, lo dico, insieme con me goderono le due coppie di francolini, che sarebbero due uccelli pregiati che appunto erano arrivati ad Arezzo. Ecco, proprio in questa frase, che è una delle tante, come dire, fa parte di una serie di occorrenze che costellano continuamente le 3.000, circa 3.300 lettere pubblicate di Aretino, poi ci sono altre che sono a stampa, che non sono ancora autografe, quindi non pubblicate, ma che appunto danno proprio l'idea e la misura di questo rapporto che poi è in sottofondo, quindi è il sottofondo sul quale poi si struttura la relazione, in particolare veneziana, di Aretino con gli artisti. E come ho detto prima, il fondamento di tutta la mostra e il fondamento della teoria artistica di Aretino sono un po' tutte le sue opere, ma appunto le sue lettere. Qui vedete il frontespizio del primo libro di lettere, edito nel 1538 e dedicato al Duca di Urbino. La stessa dedica è indice di una strategia imprenditoriale che Aretino elabora in una maniera molto lucida e cosciente. La provenienza sociale di Aretino non è, come dire, consueta, non è analoga a quella di molti altri letterati del suo tempo, come Bembol, Molza, Giovio e quant'altro, perché appunto nasce di natali semplici ad Arezzo e la sua vita è una sorta di rincorsa della fortuna, di scommessa continua. Per cui la necessità di dover far fronte al suo sostentamento è una delle priorità alle quali Aretino si dedica continuamente fin dagli inizi degli anni perugini, che sono quelli della sua primissima formazione e che vedremo fra poco. Perché dico questo? Perché in realtà l'utilizzazione pratica della sua parola, di quello che sa fare sostanzialmente, e quindi la dedica dei libri, oppure l'offerta ai signori, l'offrirsi a signori come segretario o come autore di libri su commissione, è una cosa che capiterà con il Marchese d'Avalos, al quale scriverà alcune vite di santi, proprio perché, per esempio Santa Caterina o San Tommaso, proprio perché l'intento edificatorio di alcuni signori era naturalmente quello di poter avere dedicato un testo che fosse religioso o fosse cavalleresco potesse in qualche modo dare conto di una stirpe nobile, no? Oppure addirittura sacra. E quindi la dedica al Duca di Urbino. Con i duchi di Urbino Aretino sarà sempre consentaneo, insomma è sempre vicino, e la dedica al Duca di Urbino nel 1538 è una vera e propria, come dire, presa di posizione anche di una fedeltà a una casata, che tra l'altro era una casata fedele al papato e dalla quale Aretino si attenderà molto nel corso della sua vita. Vi do qualche breve indicazione, passeggiamo insomma fra le opere della mostra, perché la mostra si articola in sei sezioni, tre delle quali sono più evidentemente cronologiche e partono dal rapporto fra Aretino, Arezzo e Perugia, quindi i primi anni spesi, praticamente i primi 20 anni di Aretino spesi tra queste due città molto vicine, due città di provincia, prima di poi arrivare a Roma, dove spenderà altri 7 anni, tra il 1517 e il 1525. Naturalmente, per quel che riguarda questi anni di gioventù, abbiamo non molte testimonianze. E quindi questo ci ha indotto in mostra, poi chi la visiterà si potrà rendere conto anche dell'allestimento, è stato necessario un po' evocare questo momento di Arezzo attraverso quelli che sono dei simboli di un orgoglio locale che passa anche attraverso, che nel tempo vengono anche evocati da Aretino. E infatti
raccogliere all'apertura della mostra troviamo una copia, perché il Museo Archeologico non ci ha concesso quella che è la sua opera più importante, una copia della Chimera di Arezzo. Perché proprio questa? Beh, intanto perché è proprio il simbolo di Arezzo per eccellenza, ma anche perché è un'opera di cui Aretino parlerà proprio nelle sue lettere. Nel 1553, al momento del ritrovamento della cosiddetta bestia, appunto, di questo oggetto strepitoso, appunto, di bronzo, Aretino scriverà, e che poi diventa anche uno strumento di propaganda per Cosimo, Aretino scriverà ai suoi concittadini, lodando la grandezza del mito etrusco, che vedeva, come dire, riprodotta in questo gesto di difesa della chimera che si ritrae mentre è ferita e morente, e però come dire, ritrova le radici stesse di quella città che aveva lasciato sostanzialmente da giovane e alla quale però nel 1526 non aveva dimenticato di inviare un suo ritratto quando si trovava a Roma ed era già iniziava ad affermarsi nel mondo cortigiano. Nel 1553 Aretino è oramai affermato, non può chiedere di più, anzi l'unica cosa che non ha raggiunto è il cardinalato, cioè la toga, il cappello cardinalizio che sperava di poter raggiungere grazie ai buoni uffici e dell'imperatore e del duca di Urbino e di vari altri appoggi, che gli avrebbe garantito sostanze e mantenimento per tutto il resto della sua vita. In realtà, appunto, come sappiamo, la porpora cardinalizia in quel momento, con tutto ciò che poteva assicurare, era una possibilità, no, di sostentamento e di sicurezza. E come vi ho detto, Aretino era uno che viveva sostanzialmente del lavoro, di ciò che riusciva a procurarsi di volta in volta. Quindi siamo negli anni finali, perché sono tre anni, nel 1553 sono tre anni prima di morire, e Aretino scrive una lettera piena di orgoglio, chiedendo tra le altre cose di poter avere qualcuna di quelle piccole statuine che erano state trovate intorno alla chimera, ma senza avere soddisfazione. Questo aspetto ci riporta a un altro punto che nella mostra abbiamo voluto toccare, e cioè il collezionismo di Aretino, che naturalmente era nel fuoco delle nostre intenzioni. Aretino non possiede una vera e propria collezione di arte, non in senso canonico, non raccoglie opere per poterle lasciare ai suoi eredi. Di fatto è più un gallerista, è più un letterato che raccoglie, convoglia, scambia opere che gli servono, sia perché così può conoscere l'operato degli artisti, può conoscere ciò che gli artisti a lui contemporanei stanno realizzando, o può conoscere anche opere che in quel momento non può vedere. Per esempio, quando chiede a Michelangelo di mandargli i suoi disegni del giudizio, è perché vuole sapere Michelangelo che cosa sta facendo a Roma. E la stessa cosa succede anche per altri artisti minori con i quali è in relazione. Ma non sono oggetti, appunto, non è un collezionista in senso stretto, perché utilizza le opere che pure apprezza e di cui pure scrive come strumento di scambio, anche nel caso in cui ciò si renda necessario. E quindi le lettere sono una testimonianza davvero continua, giornaliera, di questi transiti, passaggi di nomi, artisti, richieste, arrivi, partenze di opere, ognuna delle quali strettamente individuata, di ognuna delle quali Aretino dà un giudizio che è un giudizio critico molto lucido, tanto è che proprio dalle parole di Aretino, proprio dalla letteratura artistica di Aretino, nasce anche una terminologia che Vasari non esita a utilizzare fin dalla prima edizione delle Vite, e che in parte poi forma anche il nostro, quello che è il nostro modo di usare e di parlare di storiografia artistica. Ecco, sempre parlando della prima fase aretina, si possono trovare altre testimonianze della cultura che ad Arezzo si determina tra primo e secondo decennio del
cultura di passaggio, no? Tra gli ultimi echi di Piero della Francesca e queste incursioni di raffaellismo che arrivano attraverso pittori della bottega di Raffaello o anche maestri vetrali come appunto Guillaume de Marsillat, che come è noto viene arrivato nel 1515, viene ingaggiato proprio per tutto il complesso di affreschi e di vetrate del Duomo di Arezzo. In realtà quella che vedete, la vetrata riconosciuta, perché è stata esposta tra l'altro anche qui a Palazzo Strozzi, è la vetrata della Cappella Capponi, che è del 1526, ma che è proprio una dimostrazione abbastanza chiara, una testimonianza abbastanza chiara di quel giro di cultura che effettivamente era da Roma, si estendeva, no? Si irradiava nelle altre regioni e che toccava attraverso nodi di committenza cardinalizia, in particolare il cardinale Passerini, il cardinale Antonio del Monte, cioè toscani di provincia che stavano a Roma e che quindi facilmente potevano desumere dal crogiuolo di artisti romani della bottega di Raffaello quelle spinte che poi potevano portare un rinnovamento anche in provincia. E poi questa testa di Andrea Sansovino, che è la parte residuale di una colossale statua di Porsenna che accoglieva, che si trovava all'ingresso della città di Montepulciano, ci parla di qualcosa di molto importante, cioè del mito etrusco da una parte, che come dicevo è un punto di riferimento per Aretino, è uno dei leitmotiv che ricorrono nei suoi scritti, ma anche evoca quello che è il contatto con la scultura contemporanea. Qui c'è Andrea Sansovino, ma l'altro grande, il principale interlocutore di Aretino sarà il suo allievo Jacopo. Ma è proprio qui, in questo classicismo un po' rustico, vivo, che fa del mondo classico, che modernizza, no? Il mondo classico secondo questo nuovo afflato che poi troverà a Roma la sua massima affermazione, che è Aretino, che si crea questa sorta di terreno, no? Terreno che poi è quello che permette poi ad Aretino anche di maturare una sua passione personale per l'arte. Passione che a Perugia Aretino condivide, a Perugia Aretino arriva nel 1507, quindi considerate che aveva 15 anni, un ragazzino sostanzialmente, beh, per quei tempi non tanto. Però lo spostamento a Perugia è già sintomo di un tentativo di uscire, no, dalle maglie un po' più strette, un po' più rigide della città natale. Perugia è una città senza una vera e propria corte, ma con un'università appunto piuttosto viva, che offre quella prima opportunità di approccio e a un mondo letterario e allo stesso tempo anche a un mondo artistico, ed è forse proprio qui che Aretino, magari anche per cercare di avere una prima fortuna, si prova, verosimilmente, ma non ne abbiamo delle tracce sicure, nella pittura. Quindi prova a fare da pittore, almeno secondo quanto ci rammenta la sua prima opera a stampa, una raccolta di poesie, versi, data alla stampa del 1512, denominata Opera Nova, nella quale Aretino, oltre a definirsi un fecondissimo giovane, si definisce pittore. Quindi, si porge al pubblico come pittore. Di fatto, come dicevo, non c'è nessuna prova del fatto che Aretino avesse davvero preso i pennelli, o forse anche ci si provò. Era più semplice fare da pittore che non fare da letterato, mantenersi come pittore che non mantenersi come letterato. Di fatto quel momento perugino è un momento veramente aurorale, determina una amicizia profonda con alcuni personaggi che poi vengono evocati nel corso delle vite, e in particolare con Giovan Battista Caporali, un pittore raffaellesco. Abbiamo visto prima la pala di San Pietro a Perugia, che è una pala di sapore tutto raffaellesco del 1510-11 circa, che davvero rappresenta questa acquisizione piena della cultura raffaellesca del momento perugino. E di questa
amicizia con l'ambiente, con l'ambiente raffaellesco perugino, e anche con un pittore che era erudito e che si dedica alla traduzione del Trattato di Vitruvio, uno strumento che per Aretino, che non conosceva né il greco né il latino, sarà molto utile per accostarsi ai classici. Ecco, è una testimonianza, anche molto più tardi, di 20 anni, che vi invito a leggere e di cui vi cito lo stralcio in russo. E voglio ora che si avvicinano i giorni più brevi e le notti più lunghe, che il nostro Vitruvio sia la mia lezione. Quanto ne leggerò, tanto mi starò con voi. E così sentirò rinnovarsi nel mio cuore la memoria dei ragionamenti che solevamo fare, vivendo già Friano, un amico naturalmente, dolcissimo nostro trastullo, nel petto del quale amore sempre teneva scolpito qualche nuovo Ganimede, onde si riduceva a cantare le sue passioni in eroghe, rinnegando la fede quando nell'udire i suoi versi non si esclamava con gesti stupidi. Ora io voglio che mi crediate che io sono quel buon compagno che io ero a quei tempi, e mi è cresciuta l'allegra amorevolezza nel crescere della reputazione e della comodità, e il carico degli anni mi parrebbe leggeri se io non fosse grasso, cosa che mai non avrei creduto che pensasse la natura della complessione mia. Molti dell'essere io venuto in carne danno la colpa alla felicità in che il Dio ha posto la virtù piovuta in me per grazia sua, e io il confesso, perché si rifariano le nubie se del continuo il mondo le visitasse quei tributi, e di ciò rendo a Cristo laude, che certo sono doni suoi e non meriti nostri. Ecco, qui c'è proprio questa relazione, i termini di questa relazione affettuosa che continuerà nel tempo. Sono rapporti questi dei primi anni impostati da Aretino, che Aretino si porterà davvero molto avanti, tanto quelli con i giovani perugini, ci saranno anche dei giovani giureconsulti, dei giovani letterati, una brigata della quale lui si ricorderà davvero per sempre, tanto che ricorderà proprio questi temi di vita un po' bohemienne, la vita scioperata che conduceva a Perugia, dove frequentava da esterno, da famulus, l'università. E questo è uno dei ritrovamenti che Maria Rita Silvestrelli ha messo a disposizione della mostra, permettendoci proprio di capire quanto nel 1507 Aretino fosse inserito nell'ambiente Perugia. Ma vado avanti anche perché devo cedere la parola a Matteo e purtroppo lasciarvi perché abbiamo un'altra iniziativa aretiniana agli Uffizi. Quindi scorro rapidamente per passare all'ambito, alla seconda delle sezioni della mostra, che parla del periodo romano, 1517. Attraverso la rete di relazioni che Aretino aveva impostato a Perugia e i rapporti che tra Perugia, Arezzo e Siena lo avevano portato a conoscere Agostino Chigi, nel 1517 Aretino arriva a Roma, e l'arrivo a Roma è deflagrante, come solo poteva essere per qualunque giovane in quel momento. Roma, cioè una città nella quale l'ampliamento urbanistico, le costruzioni, il convergere di artisti, architetti, letterati, la presenza di un papa che poi non era un papa qualunque, era il figlio di Lorenzo de' Medici, quindi un umanista raffinatissimo che aveva impostato alla sua corte un insieme, veramente un incontro di letterati, filosofi, storici e artisti, che determina quella che è una vera e propria congiuntura astrale. Agostino Chigi si accosta naturalmente al banchiere del Papa, condivide da par suo questo momento, e già dagli inizi degli anni 10, anzi già prima, aveva nell'ambito proprio di quel recupero dell'antico, che già con Giulio II, anche con i papi precedenti, stava qualificando questo ampliamento urbanistico di Roma, fa costruire la grande villa a Trastevere, cioè quella che è nota come la Villa Farnesina, la Villa Chigi, che tra l'altro si vedrà in mostra anche in una veduta molto bella dal Gianicolo degli anni 50 del secolo, che ci mostra proprio quale fosse questo assetto suburbano della villa di Agostino Chigi.
Agostino raccoglie la sua collezione di antichità, la sua collezione di opere d'arte contemporanea, accoglie gli artisti più in voga, Sebastiano del Piombo, che era appena arrivato da Venezia, e del quale vedete qui un'opera che è oggi è della collezione della Galleria degli Uffizi, ma che proviene appunto dall'eredità di Agostino Chigi, il Bagno di Ninfe, che significativamente sul fondo già ostenta quella veduta di Venezia che sembra essere una premonizione proprio per... Intanto racconta proprio dell'orgoglio veneziano che poi già si era... di una città che si stava ricostruendo, no? E che era, come dire, carica di futuro. E allo stesso tempo poi le premesse di gusto per l'antico, ma allo stesso tempo di rinnovamento dell'esperienza giorgionesca che stava vivendo Sebastiano del Piombo. E degli anni chigiani noi esponiamo anche questo tondo, che è stato alla mostra di Raffaello Giovani a Urbino, avrà visto il suo gemello. Si tratta di due tondi realizzati sul disegno di Raffaello, appunto, per la Cappella Chigi in Santa Maria della Pace, quindi originariamente concepiti per un allestimento all'antica, diremmo, proprio anche perché vedete tutti i segni di quella che parallelamente Raffaello stava applicando come costruzione dello spazio alla stanza della segnatura. E quindi sono opere che via via nel percorso ci fanno capire quale fosse questa relazione strettissima, questo mondo aureo nel quale Aretino viene calato, no? Prima attraverso il servizio con Agostino Chigi. Ecco, qui vediamo una chicca, un codice che viene dalla biblioteca di Stoccarda e che ci mostra quale fosse l'assetto della villa farnesina, della villa Chigi, sul retro della quale, anzitutto ci mostra un bellissimo disegno di architettura che davvero fa tesoro, dimostra quanto Peruzzi facesse tesoro del dettato, dei lemma dell'architettura antica proprio nel riproporre, no, le sue architetture romane. Ma allo stesso tempo ci mostra quello che era un particolare ben preciso della villa di Agostino, e cioè il palco delle commedie, che era collocato sul retro e che quindi si affacciava sul giardino. Dunque, un giardino che ospitava la collezione di antichità, che allo stesso tempo però ospitava anche la possibilità di far teatro. Cioè un altro dei canoni principali della letteratura del tempo, non solo, ma anche uno dei generi ai quali Aretino si dedicherà maggiormente nel corso della sua vita. E quindi è un codice che ci interessava particolarmente convocare, proprio anche perché l'interesse di Aretino per l'architettura è un interesse che davvero leggiamo in controluce continuamente proprio attraverso la sua opera letteraria. E poi naturalmente fra i vari artisti con i quali Aretino stringe amicizia proprio attraverso la frequentazione del mondo chigiano e allo stesso tempo del mondo dei papi c'è Giovanni Antonio Sodoma, di cui abbiamo avuto in prestito il Suicidio di Lucrezia, anch'esso un'opera della collezione chigiana. Quindi la confidenza con i vari generi artistici, che sono naturalmente di carattere mitologico, di carattere storico, oltre che la ritrattistica, di cui vi mostrerò un esemplare fra poco. E il mondo romano, proprio questi primi anni romani, rappresentano non soltanto la confidenza con l'arte più contemporanea e anche la consapevolezza che l'arte sta mutando di passo. Aretino lo spiegherà molto bene in una lettera del 1537, nella quale, prendendo a pretesto l'osservazione di un paio di forbici ornate, Aretino apre una sorta di ricordo, che è una vera e propria enfasi, nella quale ricorda gli anni romani, quelli che anche qui ricordano. Qui vi ho rimesso in una lettera a Giovanni da Udine, gli anni romani nei quali spiega che proprio gli arazzi di tessuti in Fiandra, gli arazzi disegnati da Raffaello mentre Raffaello eseguiva la loggia della Farnesina, mentre eseguiva le logge Vaticane, mentre iniziava le ultime stanze, mentre dava
luogo alla sua ritrattistica da cavalletto più raffinata, quindi e associando a sé tra l'altro una serie di ingegni straordinari che poi si sarebbero incaricati di diffondere quel bello in tutta Italia, perché parliamo di Giulio Romano, Ferdinand del Vaga, Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio, cioè sono tutti giovani di ingegno che a seguito, che dopo partono da Raffaello e portano chi al sud, chi al nord, chi al centro, la sua maniera. Beh, e proprio Aretino è ben cosciente di questo cambiamento di passo e lo registrerà 20 anni dopo, ma è chiaro che è una, come dire, che se l'era portato dietro, tanto da poterne fare presto tesoro nell'impostazione della sua vita veneziana. E un'altra prova è proprio in questa lettera, è una lettera a Giovanni da Udine del 1541, che ricorda in questo inciso fulmineo quello che era il rapporto di affettuosità che nasce tra giovani, ma allo stesso tempo lo paragona al rapporto di consentanità che c'era invece tra Raffaello e Agostino Chigi. Certamente la consolazione che sentono i nostri animi quando entriamo a ragionare delle qualità divine di Raffaello d'Urbino, di cui siete creato allievo, e delle magnificenze reali di Agostino Chigi, del quale sono allievo, è quasi simile a quella che essi provavano mentre vedemmo come l'uno sapeva usare le virtù e l'altro le ricchezze. Quindi è una evocazione del mondo di Roma, ma allo stesso tempo anche, come potete capire, una coscienza profondissima di quelli che erano gli attori della cultura romana. Ecco, in questi anni, siamo intorno al 1520-21, quindi tra il papato di Leone X, che muore nel 21, e l'avvio, il breve pontificato di Adriano VI, cui fa seguito l'elezione di Clemente VII, Aretino si prova in altre forme letterarie, quindi sperimenta, no? Varie forme letterarie. Nel Lamento di un cortigiano, in realtà, abbiamo una forma metrica che si affianca alla pratica delle pasquinate di cui Aretino fin dalla metà del secondo decennio si era provato arrivando a Roma, e cioè della satira politica sostanzialmente. Ma tanto il Lamento di un cortigiano quanto l'esortazione della pace tra l'imperatore e il re di Francia del 1524 sono scritti nei quali Aretino, parallelamente alla frequentazione del mondo della corte, ne identifica, ne studia, ne traccia anche i suoi limiti, quelli che sono i suoi limiti. E allo stesso tempo dà, attraverso in particolare il secondo scritto, una lettura abbastanza lucida della situazione politica del momento, che da una parte vedeva la dissipazione del patrimonio dei papi e la necessità di dover trovare una qualche via tra gli appetiti della Francia e quelli dell'impero, sostanzialmente, perché la questione era chiaramente il contrasto continuo tra l'uno e l'altro, che poi si sarebbe risolto di fatto dopo la cattura di Francesco I nel 25, nella calata e la morte di Giovanni dalle Bande Nere, che era che combatteva per il Papa, ma inizialmente, con l'imperatore, con il re di Francia. Ecco, la calata dei Lanzichenecchi poi di fatto metterà fine a questa competizione in favore, come sappiamo, dell'impero. Ma l'altra grande opera intorno alla quale poi intanto si appunta la mostra, l'altro grande punto, è l'opera per la quale Aretino viene più universalmente noto, cioè la produzione dei sonetti lussuriosi, va bene? Come voi vedete dalla didascalia, recano la data del post 1537. Naturalmente aprono una questione per la quale poi vi rimando al catalogo e quant'altro, ma naturalmente legano, sono interessanti soprattutto per l'adozione di un genere letterario che è dialogico, perché il sonetto di fatto non è un'ode, è sostanzialmente il dialogo fra lui e lei, che
commento alle immagini, poi incise alle immagini ideate da Giulio Romano, ma che, come dire, facevano parte di una vera e propria tradizione che affonda le radici a qualche decennio dietro, ma fondamentalmente fonda sull'antichità, un genere assai gradito nell'antichità classica, e cioè il genere erotico, ma che Giulio naturalmente aveva sperimentato in immagini assai audaci, poi incise da Marcantonio Raimondi, che a Roma, come è noto, è stato molto scalpore, e sulle quali Aretino, venutone in possesso, decide di scrivere i sonetti lussuriosi. Un'impresa che però gira probabilmente manoscritta a Roma, che, come dire, contribuisce non poco a peggiorare la sua fama, già abbastanza compromessa dal ruolo di Pasquino, ma che poi forse trova un'applicazione pubblica, quindi una pubblicazione soltanto, secondo alcuni studiosi, 10 anni dopo, cioè alla metà degli anni 30. E noi ospitiamo in realtà quella che voi vedete, cioè una copia, l'unica forse ad oggi conosciuta, ma con delle determinate caratteristiche tipografiche, cioè non ha una numerazione, non ha un frontespizio, non ha un colofon, perché probabilmente si trattava o di una prova, o di una copia di prova, o probabilmente di una copia derivata, non sappiamo bene di fatto, ancora gli studi sono abbastanza aperti su questo piano, ma che comunque è un prodotto, diciamo, editoriale molto interessante. Come vi dicevo prima, ci interessa soprattutto il rapporto con l'immagine e il rapporto con il genere, con il filone erotico, che però aveva trovato applicazione già in tanti disegni nella suffetta del cardinale di Vienna in Vaticano, quindi diciamo non era un genere un genere tanto condannato, ma che in realtà in quegli anni, nel terzo decennio, quando già le prime testimonianze della riforma, gli strali di Lutero e quant'altro imponevano un po' un rappello all'ordine. E quindi, sebbene già agli inizi degli anni 20 Rosso e Perin del Vaga si fossero provati in queste invenzioni raffinatissime di amori degli dèi, di cui vi mostro qui qualcuna delle incisioni, naturalmente siamo sempre su un piano, almeno sui disegni di Giulio Romano, che diventa particolarmente attaccabile, come di fatto quello poi fu, perché le incisioni di Marcantonio poi gli valsero la condanna alla prigione, mentre Giulio fuggì da Roma. Come vi accennavo prima, un altro aspetto particolare che mette insieme poi tra l'altro arte e letteratura è quello della ritrattistica, e qui trovate questo ritratto splendido del Museo di Strasburgo, un ritratto della fine degli anni 10, che appunto si ritiene di mano di Raffaello e Giulio Romano, che ben specifica anche come nasce un genere che è legato all'idea della bellezza amata, no? Dell'amore e della fedeltà, e che però poi ha anche la sua declinazione più appunto erotica nei ritratti femminili di donne nude o di anche appunto cortigiane, che piacciono molto a Roma, pensate appunto alla Fornarina di Raffaello. E poi ci sono gli artisti degli anni 20, quelli che arrivano dopo la morte di Raffaello e che incontrano gli artisti della scuola di Raffaello, facendo davvero nascere quel crogiolo irripetibile che poi dopo il Sacco, come dicevo prima, si diffonde, si irradia in tutto il resto d'Italia. E il caso di Parmigianino è forse tra i più eclatanti, perché Parmigianino è un giovane di belle speranze che arriva a Roma nel 1523 e porta con sé una serie di piccole prove della sua capacità, che regala al Papa. Uno di questi, come ci racconta Vasari, era un autoritratto, cioè la piccola rotella con l'autoritratto di lui allo specchio, che oggi si trova a Vienna al Kunsthistorisches Museum, e che Clemente VII
proprio il rapporto, il confronto con Raffaello, che era morto, ma che aveva lasciato appunto tutte le sue opere, e quindi quell'appropriarsi da parte di Parmigianino di quel mondo di forme e di invenzioni, di idee, di capacità di strutturare le forme dentro lo spazio, che per lui diventano una scoperta ma anche una spinta. E quindi nei disegni che sono stati esposti, e che sono tutti del gabinetto disegni e stampe, come per esempio il presepio che voi vedete, si chiama tradizionalmente presepio, che discende, come forse qualcuno di voi più storico dell'arte avrà già riconosciuto, proprio da un'invenzione di Raffaello. Ecco, questo osservare, questo ragionare di Parmigianino proprio sui fondamentali raffaelleschi determinerà ben presto, già a Roma, quella coscienza diffusa che Parmigianino fosse proprio una sorta di Raffaello redivivo. Ed è una fama talmente che si concretizza, talmente in presa diretta, che Aretino la registra e nella, diciamo, non ultima opera sua, ma l'opera che in qualche modo arriva giusto dopo la sua morte, il dialogo sulla pittura denominato L'Aretino, dato alle stampe da Ludovico Dolce, suo allievo, ma poi appunto autonomo scrittore di cose d'arte, tra le altre cose, nel dialogo sulla pittura del Dolce, è, come dire, viene ricordata proprio la fisionomia di Parmigianino come Raffaello redivivo, una cosa che coglie anche Vasari appunto nelle vite. E poi vedete un'altra prova grafica, ci sono molti disegni in mostra, un po' perché il disegno permette di comprendere quello che è un oggetto assai importante per gli artisti, perché, per gli artisti del Cinquecento, perché rappresenta l'idea, no, dell'elaborazione dell'elaborazione del pensiero. Si tratta molto spesso anche proprio di disegni di presentazione, come vedete da questo bellissimo esemplare di Giulio Romano, che è un modello preparatorio per, appunto, anzi uno studio compiuto per una delle lunette di Palazzo Te con le storie di Psiche. E anche qui poi si dipana proprio quel mondo di raffaellesco, che spesso poi assume delle declinazioni anche fantastiche, come nel caso di Giulio Romano. Contemporaneamente, andando verso gli anni 30 e avvicinandosi poi al passaggio fra, anzi superando gli anni 30, il passaggio fra Roma e Venezia, ecco, vi propongo una rassegna di opere, cedendo poi la parola a Matteo, che danno un po' l'idea di quella varietà alla quale Aretino si dedica nel momento in cui arriva a Venezia. Varietà di generi che toccano sia la commedia, come si è detto, sia l'opera sacra che ha uno spazio davvero notevole e nel tempo e nella quantità, così come opere politiche, così come opere satiriche, così come il poema cavalleresco e persino la tragedia. Vi offro qui una rassegna di vari frontespizi che poi sono convocati in mostra in delle vetrine e che inframezzano le opere, proprio perché il libro, tra le altre cose, come pratica e come oggetto del Cinquecento, come molti di voi sanno, anzi credo la maggior parte, è un prodotto di grandissima raffinatezza, e i frontespizi già da soli, anche quando sono composti semplicemente di lettere, di caratteri grafici, no? Come nel dialogo della pippa e della nanna, hanno già una loro ornamentazione. E concludo facendo riferimento al commento di Cristoforo Landino alla commedia di Dante Alighieri, che è uno strumento particolare, perché nel 1529, nel frontespizio del commento di Landino, accanto ai poeti antichi, ai poeti moderni, accanto a Dante, a Petrarca e a Bernardo Accolti, l'unico aretino, compare Aretino, Pietro Aretino, 1529. Il fatto che uno scrittore che in quel momento aveva 37 anni comparisse, convocato nel novero dei maggiori
letterati insieme a Dante e Petrarca, già ci dice quale dovesse essere l'incidenza, l'importanza del riconoscimento che Aretino doveva avere a quella data, nella quale, scappato già da Roma dopo l'attentato che lo aveva colto nel 1525, lo aveva costretto ad abbandonarla per sempre, cercava una sua collocazione, avendo sostanzialmente già scelto ed eletto Venezia, per i motivi che adesso Matteo vi racconterà, come sua base. Io vi lascio la parola, eccolo qui, a Matteo e Matteo Ceriana, che non ha bisogno di presentazioni, e che continuerà. Io nel invitarvi a venire a vedere la mostra, naturalmente insieme a tutto l'istituto, perché ne abbiamo chiacchierato, è bello anche vedere le opere da vicino. Vi ricordo che è aperta fino al 1° di marzo e che quindi insomma si può accedere liberamente e sarei naturalmente felice di potervi accogliere. E vi ringrazio anche a nome di Paolo Procaccioli. Devo scappare perché devo andare a inaugurare la conferenza degli Uffizi. Quindi grazie a tutti e sì. Manovrate. Poi torniamo su Stelio. L'incontro di Aretino con Venezia è veramente felice, è un fatto che cambia radicalmente la sua vita, ma anche il suo modo di intendere la professione. A Venezia potrà Aretino diventare uno dei primissimi casi, se non è certamente il primo caso di che ha questo successo, di letterato pubblicista, cioè che vive con le sue pubblicazioni, non solo naturalmente, perché tra l'altro era un uomo di non piccole esigenze vitali, insomma, economiche, ha diversi introiti di cui parleremo, ma certamente il suo lavoro è quello dell'editoria, con l'editoria, e questo è possibile, come voi immagino tutti sappiate, era possibile in quegli anni, dal 27 in poi, quando lui arriva, 28, solo esclusivamente a Venezia, dove l'industria del libro era non solo fiorentissima, certamente la più importante in Italia e una delle più importanti d'Europa, ma dove c'era proprio un sistema di persone che collaboravano alla qualità di questa impresa. Aretino arriva nella Venezia di Andrea Gritti, che era diventato doge nel maggio del 23. Un personaggio molto discusso, era diventato doge contro la volontà dei più, in seguito alle sue fortune, insomma, alla sua la vita nel campo militare durante gli anni terribili di Agnello, e seguiva un doge altrettanto difficile e complicato, ma un personaggio di carisma, come Antonio Grimani, di un partito tuttavia completamente diverso, mentre Grimani, insieme ai Cornera e Pisani, apparteneva al partito romanista, diciamo, a Venezia. Il Gritti era invece più
portato, diciamo, dalla parte più tradizionale e autonomista del patriziato. E tuttavia vedremo che la sua intelligenza politica fa sì che diventi veramente l'ultimo grande doge rinascimentale, il doge che riesce a imporre, come era stato per il Foscari o per il Barbarigo, riesce a imporre la sua volontà sulle sorti di questa perfetta repubblica che aveva appunto, coltivava e si cullava nel mito della perfetta della Repubblica, in cui i poteri e l'oligarchia era perfettamente calibrata. Lo stesso ritratto che abbiamo esposto in mostra, che è questo ritratto di Catena, è molto significativo perché è veramente un'immagine sul crinale della tradizione, rappresentato il vestito secondo questa pittura lucida di ascendenza bellignana, il volto quasi di profilo, quasi da medaglia, come era nella tradizione dei ritratti dogali del 400, ma con una drammatizzazione narrativa nella posizione delle mani. Una stringe il fazzoletto come l'uso era d'uso nei gentiluomini del tempo, e l'altra appunto mostra è una mano che si apre, come dire, a indicare e ad accogliere. Questo era completamente inusuale nei ritratti dogali, che erano fortemente ieratici e fortemente ripetitivi, e in qualche modo dà in trasparenza così la mentalità stessa del doge. Non abbiamo purtroppo avuto il famoso ritratto di Tiziano, di lui molto più vecchio, verso la fine della sua carriera, che è molto significativo perché in qualche modo con quel ritratto, che adesso è a Washington e che comunque è un dipinto straordinario, di una qualità straordinaria, quel ritratto dimostra, diciamo, come il doge sposa una politica culturale molto precisa. Erano gli anni di lento risollevamento dalla batosta di Agnadello, di ridefinizione del ruolo di Venezia, come sapete bene, e il Gritti capisce che a lato di una serie di riforme anche di tipo della giurisdizione veneziana e delle strutture economiche, c'è bisogno che la Repubblica trovi un suo ruolo nei confronti del resto del mondo, si ridefinisca, quello che era stato senz'altro una volontà di potenza fino appunto alla sconfitta di Agnadello, con un primato che era certamente un primato culturale. Si fonda il mito di Venezia e la gloria di Venezia, quella che per un'operazione culturale che funzionerà poi per molti decine d'anni anche negli anni a venire. E però per fare la quale era necessario che Venezia
uscisse, che era fortemente tradizionale anche nel linguaggio culturale figurativo, si aprisse al dialogo con il mondo circostante. E dal punto di vista figurativo, questo vuol dire confrontarsi con le novità che venivano da Roma e da Firenze, con la maniera, quella cosiddetta maniera moderna, quella che Vasari chiamerà la maniera moderna, che era il linguaggio figurativo di carattere universale fondato a Roma nei primi 20 anni del Cinquecento, fondato su una riconsiderazione e una reinterpretazione dell'antico. E per fare questo, naturalmente, venivano cascavano perfettamente a fagiolo personaggi come Jacopo Sansovino, che in quella Roma aveva lavorato, aveva lasciato dei segni importanti, aveva acquisito un linguaggio classico di questa di grande caratura, e dei giovani artisti come Tiziano, che era naturalmente non veneziano, che conta molto, contava ancora allora molto, era cadorino, ovviamente veniva dall'entroterra, e dunque era disponibile in qualche modo a interpretare la tradizione veneziana, bellignana, la tradizione della pittura veneziana, con una mente aperta a quello che succedeva appunto nel resto d'Italia, quando non nel resto d'Europa, visto che Tiziano acquisirà nella sua carriera una dimensione totalmente europea e internazionale. Voi capite che su una operazione di questo genere Aretino casca in qualche modo nel suo, è perfetto, è l'uomo giusto al momento giusto, e infatti non si sa come, si è pensato che fosse tramite i Grimani o tramite i Corner, pure appunto che Roma aveva incontrato, essendo entrambi del Partito Romanista, e dunque avendo personaggi nella curia romana, avendo grossi interessi a Roma, si è pensato che fosse appunto attraverso il Corner che riesce a entrare nella cerchia ristretta del patriziato, dell'oligarchia, del patriziato veneziano, e dunque ad essere presentato al Grimani. Fatto sta che nel primo libro delle lettere, 38, noi troviamo la seconda lettera indirizzata a Gritti, ed è una lettera di elogio senza sfrenato quasi della grandezza del Gritti, ma della grandezza della città che lo aveva accolto. E questo sarà un tema che Aretino continuerà a ripetere per tutta la sua carriera, e lo ripeterà anche a Tiziano e agli amici fraterni Tiziano e Sansovino, quando ci sono dei momenti in cui sono tentati da occasioni professionali esterne. Sansovino aveva avuto un invito a ritornare a Roma, e Tiziano naturalmente aveva sempre questo invito imperiale, poi più tardi di seguire la corte imperiale e diventare il pittore ufficiale di Carlo V, più di quanto non lo sia stato. E lui insisterà con entrambi che la situazione veneziana, le possibilità di vita che dava
Venezia erano incommensurabilmente migliori e più produttive di qualsiasi corte. Aretino aveva tentato di diventare un letterato cortigiano, aveva tentato a Mantova con Federico Gonzaga, con cui ha un rapporto stretto, ma tutto sommato fatto di luci ed ombre. Aveva iniziato un lungo poema cavalleresco, La Marfisa, che però non era la sua tazza di tè, diciamo. Aretino era veramente un grande scrittore letterato della contemporaneità, la forma che peraltro era molto praticata, diciamo, pensiamo ad Ariosto, ma la forma del grande poema epico cavalleresco non era certamente la sua, e lui la Marfisa l'aveva scritta proprio per entrare a servizio di Federico, insomma, che gliela richiedeva. Dunque, volevo vedere, su questo torniamo dopo, e invece subito un caso che spiega questo momento, questo inserimento di Aretino nell'ambiente veneziano e questa formazione di questo gruppo di artisti che interpreta alla perfezione la volontà del Doge Gritti, la volontà di apertura e di confronto con il mondo circostante, il mondo fuori da quella straordinaria isola che era Venezia. Aretino parla a lungo di questa opera di Tiziano, che è andata perduta nell'Ottocento per un incendio, ma che era uno dei suoi caposaldi, uno dei caposaldi della sua carriera, il martirio di San Pietro nei Santi Giovanni e Paolo, e per cui ci fu un concorso a cui partecipò anche Pordenone. Questo è un disegno appunto degli Uffizi che è esposto, e vinse Tiziano con questo dipinto. La cosa straordinaria è che la committenza era naturalmente di una confraternita, che a Venezia avevano un ruolo molto, molto importante anche per l'aggiornamento, diciamo, figurativo e artistico. La cosa straordinaria di questo concorso è che entrambe le proposte, sia quella di Tiziano che quella di Pordenone, sono fortemente debitrici di uno studio della cultura raffaellesca, ma soprattutto michelangiolesca. Ci sono citazioni precise da Michelangelo sia in Pordenone che in Tiziano, e in Tiziano in più c'è una nuova idea proprio narrativa attraverso la gestualità, attraverso questa teatralità grandiosa di come la scena viene impostata. Aretino se ne rende conto benissimo e in una lettera appunto descrive questo dipinto, lodandolo, individuandolo come opera centrale, diciamo, della carriera di Tiziano, quella in cui Tiziano aveva dimostrato le sue più alte potenzialità. Un attimo per dire che cosa significa una citazione di Aretino di un dipinto nelle lettere. Era un uso del tutto inedito, nel senso che questo parlare di opere d'arte,
così continuativamente, così estesamente, da parte di un letterato prima di Aretino non esisteva. Nella testa di Aretino c'è un'assoluta, a Venezia, soprattutto dal momento del periodo veneziano, si conferma, si configura proprio definitivamente un'assoluta parità di valore tra il linguaggio letterario, il linguaggio scritto e il linguaggio figurativo, il linguaggio delle immagini. E questo è assolutamente unico e non ha precedenti in questa dimensione. Le lettere sono una cassa di risonanza straordinaria per le opere, per il linguaggio figurativo, per la modernità di un certo linguaggio figurativo e naturalmente per l'artista stesso. Voi dovete pensare che alla diffusione enorme delle lettere che vengono ristampate di continuo e per cui è una cassa di risonanza prima assolutamente inconcepibile. Prima di Aretino avevano parlato d'arte o umanisti, e ne avevano parlato spesso in latino, pensate a Leon Battista Alberti, oppure altri artisti, o Leon Battista Alberti, Gaurico, eccetera, eccetera, oppure altri artisti come in opere per lo più manoscritte, come Ghiberti e via dicendo. Aretino mette a stampa sistematicamente, aggiornando ogni 2-3 anni, le novità artistiche della Venezia di quegli anni. È una cosa straordinaria. È la funzione, tra virgolette, naturalmente da intendere da prendere con le pinze, ma in qualche modo è un grande gallerista, un grande promotore di artisti e di idee artistiche. Tiziano e Sansovino, molto, molto amici, questo confronto che noi abbiamo fatto in mostra tra questa Madonna sansovinesca, che è il calco di un modello che Sansovino fa negli anni 30 per una Madonna che probabilmente andava sulla porta di San Marco e che Aretino cita in una delle sue lettere, e la Madonna delle Rose di Tiziano dimostra come pur non avendo Tiziano avuto la stessa storia romana di Sansovino, il loro punto di stile, il loro aggiornamento, diciamo, di elementi figurativi è molto simile, ed è quello appunto che Aretino propone nelle sue lettere. C'è una famosa lettera nel primo libro in cui appunto invita Sansovino a non cedere agli inviti a tornare a Roma, a restare a Venezia, e dove che è una lettera molto importante, perché facendo un elenco delle opere sansovinesche scelte non a caso e mettendo quelle romane e poi quelle veneziane, è una lettera che racconta in qualche modo il futuro. È una lettera del 37, datata 37, come voi sapete, poi le date delle lettere di Aretino sono da prendere sempre con le molle, da verificare, perché lui postdatava, antedatava, eccetera, eccetera. Comunque, naturalmente, la data di pubblicazione è l'antequem per forza. Questa è una lettera datata 37, e nel 37 lui elenca una serie di opere di Sansovino
che Sansovino fa per la Repubblica. Sansovino diventa proto, cioè la più alta carica a cui un architetto poteva aspirare a Venezia, proto dei procuratori di San Marco. Si occupa della Basilica, si occupa di Palazzo Ducale, si occupa delle fabbriche di Piazza San Marco e in qualche modo imposta la trasformazione di questo spazio pubblico sacro per i veneziani, difeso dai veneziani in modo strenuo dalla tradizione, difeso dalla tradizione veneziana. Ne imposta il cambiamento secondo un linguaggio monumentale di ascendenza romana, e voluto appunto impostato dal Gritti, ma sostenuto fortemente poi dal partito romanista, soprattutto dai Grimani. Ed è una lettera importante perché a questo punto Sansovino non ha visto, Aretino non ha visto niente di realizzato, non ci sono cose ancora, perché se noi poi confrontiamo quello che lui dice in questa lettera del 37 con i documenti del cantiere, vediamo che sono tutti quelli della libreria, quelli della loggetta, quelli della scuola grande della misericordia, sono cantieri appena iniziati, ma lui definisce già in questa lettera come dovranno essere questi edifici, il senso che dovranno avere, e dimostra come fosse ben chiara, proprio per la familiarità che aveva con Sansovino, come gli fosse ben chiara questa volontà pubblica veneziana di dare un volto nuovo, di ristrutturare il cuore pulsante della politica veneziana, cioè Piazza San Marco. Poi ci sono altri artisti, sempre della cerchia, che sono assai importanti, assai intrinseci con Sansovino e con Aretino, ed altri che lui costeggia in qualche modo. Questo è il frontespizio del primo libro pubblicato da Servio, che in realtà è il quarto del trattato. Sono le regole generali di architettura ed sono molto interessante perché c'è una lettera in cui lui dice a Servio, a Sebastiano Servio, detto bolognese, che però viveva a Venezia anche lui da un po' di anni, che è contento che tutto sommato sia ritardata la sua, che non gli dispiace che sia ritardata l'uscita del suo primo libro di lettere per via delle necessità di stampa di questo libro seriano, e dice di averlo letto tutto con attenzione, avere guardato anche le tavole, e sono anni in cui anche Aretino in qualche modo costeggia degli interessi di Truviani, che erano molto molto vivaci negli anni 30, venivano da Roma, lui stesso conosceva il Tolomei che aveva fondato l'Accademia Vitruviana, il figlio di Sansovino, Francesco Sansovino, verrà a Firenze, sarà anche lui amico del Tolomei, e nello stesso anno curiosamente esce il libro di Servio con questo frontespizio probabilmente disegnato dall'architetto stesso, e che come voi vedete ha un tono figurativo estremamente elevato rispetto alla tradizione tipografica più corrente. Anche se voi vedete il commento di Landino, usa vecchi legni tipografici, usa un'impostazione ancora totalmente quattrocentesca, eccetera. Per questa edizione del Servio e del primo libro delle lettere di Aretino si adotta un frontespizio che più aggiornato non potrebbe essere.
proprio dal punto di vista architettonico, ci sono tutte le invenzioni del linguaggio moderno formatosi a Roma nel secondo decennio. Le erme e i cariatidi, il timpano spezzato e insomma tutta una serie di lemmi architettonici molto, molto dotti, molto colti. E sono appunto gli anni in cui poi gli arriva ad Aretino anche il commento a Vitruvio del suo amico Giovan Battista Caporali, Bitte Caporali, l'amico d'infanzia di cui ha parlato Anna, quello con cui forse aveva lavorato da giovane, ragazzo, nella cui bottega aveva dato una mano, aveva collaborato, e gli scriverà una lettera molto affettuosa dicendo che leggerà anche il suo Vitruvio e che gli farà compagnia nelle sere d'inverno quando c'è meno luce, si sta in casa e si legge. Dicevo, poi ci sono degli artisti invece anche grandissimi come Lorenzo Lotto, che Aretino cita, ma con cui ha meno dimestichezza, a cui si sente meno legato. Lotto aveva avuto naturalmente una sua preistoria romana in anni di pieno raffaellismo, ma poi aveva avuto una carriera tutta padana, lombarda. Era tra l'altro l'unico grande pittore veneziano, la prima generazione, insomma, fuori dal Tintoretto, originario della città. Tutto sommato, e questo è un quadro grandissimo che abbiamo fatto, un assoluto capolavoro che abbiamo fatto venire anche perché la donna tiene in mano poi un disegno di Lucrezia, e come voi sapete è un progetto, diciamo, non concluso di Aretino, era anche una tragedia sul tema di Lucrezia. Però Lotto non è Tiziano per Aretino, non ha quella cultura, non ha quel confronto con la cultura contemporanea romana. È un pittore che lui sente molto di meno, e lo citerà in una lettera, in una specie di notazione agrodolce. Lui scrive gli scrive e dice, gli dice: caro Lotto, voi siete buono, siete una persona di una straordinaria umanità, lasciando intendere che questa sua bontà in qualche modo lo ha reso meno aggressivo nella carriera, e dice: Tiziano da Augsburg, dove è alla corte dell'imperatore, mi manda i suoi saluti. Ecco, questo è stato inteso spesso come una beffa un po' feroce. Certamente una frase un po' ambigua, certamente lui con artisti come Lotto, come vedremo poi Simone Bianco, che pure era aretino, era della sua terra, per cui doveva avere una sua, per cui aveva anche una propensione, tuttavia sono artisti per lui più orientati a una tradizione più strettamente lagunare padana, che certamente Aretino capisce di meno. Volevo chiedervi quanto ancora volete andare avanti, perché così mi so regolare. L'istituto mi sa che chiude tra 25 minuti, giusto? Quindi abbiamo al massimo 25 minuti. Allora un quarto d'ora. Ce la fate? Sì.
Sempre negli anni 30 poi abbiamo affrontato il problema per me molto affascinante degli scritti religiosi di Aretino e del suo rapporto anche con le immagini religiose. Gli anni 30 sono anni molto particolari, sono anni ancora di una certa libertà ideologica sulla religione, diciamo, e sono anni di incertezza ancora su che strada prenderà poi la cosiddetta riforma cattolica, il rapporto con gli evangelici, il rapporto con i protestanti d'Oltralpe, eccetera. E a Venezia questo tema religioso era talmente vivo che non era difficile non esserne contaminati, anche da un uomo che certamente volendo avere rapporti con i potenti al massimo livello, certamente era attento a non compromettersi, come Aretino, e tuttavia non poteva in qualche modo anche lui che assorbire questo sentire comune. Di certo lui parla di Erasmo con grandi lodi, evidentemente qualcosa ne ha letto, anche se Aretino diceva che appunto lui, quando gli fanno notare che in casa sua non ci sono libri, dice che lui non legge ma scrive. Questo è un atteggiamento molto, molto anticonvenzionale per un umanista. E poi è amico di Occhino o di Pierpaolo Bergerio, che come voi sapete entrambi fuggeranno e diventeranno dichiaratamente protestanti. E devo dire che nei suoi scritti religiosi, che sono tra l'altro di una qualità di scrittura straordinaria, io non sono certamente uno specialista di Aretino letterato come Paolo, eccetera, però credo veramente che le prose religiose dal punto di vista proprio della scrittura siano il suo assoluto capolavoro. Ci sono pagine di una bellezza e di una plastica, di una lingua plastica che è capace di formare immagini, di creare immagini di straordinaria qualità. Io credo che i suoi due componimenti sulla figura del Cristo, sull'umanità del Cristo e sulla passione, lui li abbia letti ai suoi amici Tiziano e Sansovino e agli amici artisti, e se ne, in qualche modo se ne trova traccia in quest'idea, sia nell'idea eroica di questa figura di Cristo, no? Questo eroe cristiano che c'è sia in Tiziano che in Sansovino, in questo confronto appunto noi l'abbiamo cercato con accuratezza, sia in questo rapporto diretto, questa impressione che queste figure, che queste immagini fanno, che sono immagini quasi per la meditazione privata, come tutto sommato come in parallelo con la lettura dei suoi libri. C'è un rapporto col divino immediato e non, che poi era quello degli evangelici, e non mediato da strutture stesse, strutture ufficiali, se si pensa appunto che i suoi testi appunto erano in volgare, in questa lingua straordinaria, e che non a caso saranno poi analizzati da
d'epoca, dopo chiuso questo momento ancora fluido degli anni 30, negli anni 40 saranno analizzati da tre ecclesiastici a Roma, con grandi cose che lo aveva preoccupato molto lo scrittore, e poi subito dopo la sua morte, quando si poteva, finiranno all'indice tutti, compresi i testi religiosi. Questo bassorilievo di Sansovino, che è appunto il trionfo di Cristo, è un bronzo che probabilmente Sansovino fa per sé. Nella edizione attuale, nello stato attuale, diciamo, poi la famiglia o lui stesso in anni successivi ci mette uno stemma Medici, e poi attraverso un giro non immediato, ma lui stesso forse pensava di regalarlo ai Medici, poi a un certo punto viene, anche per via di questo stemma Medici, regalato ai Medici, e infatti è al Bargello. Ma in origine era un bronzo, una tavoletta di bronzo di queste dimensioni, per cui per la preghiera, per la meditazione privata, fatta per sé. E il calcone è dato a Lotto, all'amico, grande amico di Sansovino, Lorenzo Lotto, che ci farà un dipinto ora a Vienna, e che si farà per sé un calco in gesso di questo bassorilievo dentro un altarolo per la propria devozione. E Aretino stesso avrà un dipinto di, no, non l'ha messo, Anna, lo troverete in mostra, un dipinto di Tiziano con il Cristo coronato di spine con la canna, tagliato a mezzo busto, in primissimo piano, proprio un'immagine impressionante con cui avere un rapporto immediato, diretto, che terrà in camera da letto, lo dice che la tiene in camera da letto, ed è proprio la classica immagine per la meditazione. Io credo che in quegli anni, in questo giro di amici, su Serio naturalmente sappiamo come avesse amicizie ferraresi con Renata di Francia, Serio poi emigrerà in Francia, e avesse amicizie evangeliche, e di Lotto non ne parliamo, è stato più volte messo sul posto che proprio Lotto fosse un cripto evangelista, e tutto sommato, un cripto evangelico, e tutto sommato, però, questo tema gira anche, per esempio, c'è una frase molto strana di Aretino, molto curiosa, perché messa a stampa, come dicevo, nelle lettere. Quando Francesco Sansovino, che è il figlio di Jacopo, che è viene avviato dal padre e mandato all'università perché faccia una carriera, diciamo, non d'artista, ma da intellettuale, letterato, da alto funzionario, probabilmente per farlo diventare avvocato, eccetera. Il Francesco non avrà voglia, diventerà, curiosamente, sposerà, farà la stessa carriera di Pietro Aretino, che lui considerava come uno zio a cui era molto affezionato, e Aretino era affezionato a lui, lo aiuta spesso anche nei confronti del padre, e vivrà un letterato pubblicista, vivrà delle sue pubblicazioni, proprio Francesco Sansovino, in questo impieno, insomma, grande poligrafo, storico, eccetera eccetera. E quando lui, dopo il periodo padovano, trova finalmente un impiego in curia, Aretino scrive in una lettera e dice: non so come si troverà a lavorare in curia, perché in fondo Francesco pensa troppo luteranamente per trovarsi bene. E una frase che ancora negli anni 30 era possibile dire, dopo probabilmente un aggettivo da cassare. Vorrei concludere però con Michelangelo,
perché questo è un tema, mi spiace, non ha messo la non c'è una foto del tizio, ma non importa. Perché entra molto, molto direttamente nel tema religioso. Sappiamo appunto i problemi di Michelangelo con la religiosità, eccetera, eccetera. Aretino personalmente aveva chiesto a Michelangelo i disegni del giudizio, Michelangelo non glieli manda mai. Prima comincia, devo dire, col piede sbagliato, scrivendo una lettera a Michelangelo dicendo nel 41, dicendo se tu mi avessi chiesto delle delucidazioni iconografiche sul giudizio, io ti avrei potuto dare dei buoni consigli. E ovviamente non era credibile che Michelangelo ascoltasse i consigli di chi che sia per le proprie opere. E Aretino continua a chiedergli dei disegni, Michelangelo gli risponde a volte sì, a volte no, ma non gli manda niente. Finché lui a un certo punto scrive una lettera, Aretino scrive una lettera feroce, in cui, proprio velenosa, che non pubblica però nello stato originale. Nello stato originale lui se la prende sui lunghi della Sistina, dicendo tutto sommato il vecchio argomento, il fatto delle figure che potrebbero stare in una stufa di uomini, in un bagno di uomini, anziché nella cappella del Papa, è una cosa sconcia. E poi in questa lettera che gli manda rinfaccia di avere rubato i soldi della rovere per la tomba di Giulio II, che l'ha tirata in lungo, che si è intascato i soldi, eccetera, eccetera. È una lettera che trovate pubblicata nell'epistolario michelangiolesco della Barocchi, nella sua forma manoscritta. E poi invece quando lo pubblica tutta questa parte di polemica la taglia, perché nella lettera è abbastanza commovente, abbastanza significativo anche sia del rapporto di Aretino con gli artisti, sia del carattere di Aretino stesso. Nella lettera stessa che manda a Michelangelo, a un certo punto c'è una postilla, probabilmente sul retro, in cui lui si pente e dice: scusami, alla fine mi sono lasciato prendere, tu sai che sono caratteriale, mi sono lasciato prendere dalla rabbia, non tenere conto di quest'ultima cosa che ti ho detto, eccetera, eccetera. Peraltro, per Aretino, Michelangelo è sempre il primo scultore al mondo, in queste sue elenchi di artisti che seminerà qua e là nelle sue opere, dalla Cortigiana ai Carnali, dalla Regina di Francia, eccetera, eccetera. Michelangelo è sempre il primo scultore del mondo, appena sopra Sansovino, e come pittore se la batte con Tiziano poi è più in alto, perché è proprio il canone estetico di purtroppo è un discorso lungo, questa volta interessante, il canone estetico di Aretino che cambia Venezia a contatto con la pittura veneziana, e il canone estetico di Michelangelo è ormai fuori dalla sua ottica. In questa lettera però dice una cosa in cui se la prende sui nudi della Sistina, dice una cosa con cui vorrei concludere, perché è una frase su cui secondo me si è poco ragionato e su cui invece bisogna ragionare. A un certo punto lui dice: tu sei Michelangelo, le tue opere sono straordinarie, e però sarebbe meglio, quando si fa una pittura sacra, una pittura di come il giudizio nella Cappella Sistina, avere meno attenzione per la bellezza e la qualità della lingua artistica, e invece considerare che queste opere devono portare a devozione, devono spingere alla devozione, devono
coinvolgere e indurre la devozione. E questo è una critica, se si vuole, erasmiana al tutto sommato echeggia da lontana l'anticiceronismo di Erasmo, questa frase, il che fa capire in qualche modo come in questi anni, diciamo fino alla metà degli anni 40, grosso modo, questo tema religioso, ancora espresso in questa forma pubblica, era un tema che a Venezia era forte e lo era anche per Aretino. La mostra ha tanti altri capitoli, tanti altri momenti di interesse, per cui vi invito ad andarla a vedere. Nel catalogo troverete delle introduzioni alle varie sezioni non lunghe ma molto dense, e poi ci sono le schede, forse non so se siete letterati o storici dell'arte, un po' per letterati ci sono le schede dei suoi libri eccetera, però comunque queste introduzioni raccontano un po' il filo conduttore che abbiamo seguito nel montare questa cosa, e finisce appunto con l'ultimissima cosa che dico, finisce con l'indice dei libri, che mi sembrava proprio la conclusione, fatto appena dopo morto Aretino, quando ormai non c'erano più quelli che l'avevano protetto e che per cui le cose potevano, tutta la sua opera poteva finire all'indice, la sua opera viene ristampata continuamente sotto pseudonimo, è una grande fortuna, e poi finisce con un quadro ottocentesco molto bello di Feuerbach, che è tipico del mito di Aretino, dissoluto Aretino, che muore di colpo apoplettico durante un convito, bevendo, e che devo dire che sono molto contento e anche orgoglioso, anche se non l'ho fatto io, ma che in occasione della nostra mostra, con le nostre ricerche, una bravissima amica storica e artista abbia trovato l'unico documento cercato da anni, da tutta l'erudizione sulla morte di Aretino, sapere se c'era un testamento. Come voi sapete, nel Cinquecento il testamento era un fatto comunissimo, moltissimi lo facevano più volte nella vita, era proprio a seconda di, lo si faceva quando si partiva, eccetera, eccetera. E non era mai saltato fuori un testamento di Aretino, si era anche detto, forse dopo l'indice gli archivi veneziani hanno bruciato, cosa impossibile, questo devo dire, per tutti quelli che hanno dimestichezza con la storia di Venezia e con gli archivi veneziani sanno che mai e poi mai i procuratori di San Marco avrebbero eliminato dei documenti perché uno era finito all'indice. Ci sono tutti i documenti, anche dei condannati a morte, eccetera, eccetera. Proprio da questo punto di vista la volontà del privato che lascia, che si affida alle mani dei procuratori, è sacra per la procuratoria, che è un'istituzione straordinaria, che funziona straordinariamente. È venuto fuori il documento, è un documento fondamentale che ci racconta come sono andate le cose. Stranamente Aretino non ha mai fatto il testamento, non pensava di morire subito, non pensava di... E abbiamo la lettera del nipote, Ottaviano, il quale era originario di Arezzo, ma essendo molto amato dallo zio abitava lì con lui a Venezia, almeno aveva abitato dei periodi, che chiede ai procuratori, dice di essere il suo più diretto parente e ne rivendica l'eredità, e dice espressamente: mio zio è morto senza, inaspettatamente, e non aveva mai fatto testamento, ma mi aveva sempre detto che mi avrebbe lasciato le cose. E per cui è questo, è molto bella,
devo dire, a parte appunto la scoperta archivistica che è molto importante, è molto bella questa cosa di Aretino che non pensa di morire in qualche modo, no? Che rimane, diciamo, eterno con le sue opere, ma non pensa di morire neanche come persona, nonostante che spesso si lamenti degli acciacchi, dice che ormai è vecchio, è grosso, eccetera, eccetera, eccetera. E però, insomma, aveva questa forza vitale inesauribile.